Ciao Alessio Roommates, oggi parleremo del quinto brano, Asfidia. Di sotto potrete trovare tutti i link della narrazione di questo e degli altri brani, oltre al link del playthrough, del basso e delle chitarre. Se avete piacere mettete like a questo video e agli altri e iscrivetevi al nostro canale azionando la solita campanellina. Grazie, a dopo. Il brano che avete appena sentito
a differenza di quelli ascoltati le settimane scorse, mostra volutamente sonorità opposte rispetto al tema che racconta, l'accidia. Ne approfitto anche per ricordarvi che potete approfondire l'argomento nel link qui sotto, dove potete trovare la narrazione di questo e di tutti gli altri brani. Come vi dicevo, la canzone parte con un tempo incalzante, richiamando il buon rock degli anni 70, dove le chitarre facevano da padrone. Sull'intro, che si riproporrà anche come ritornello, ho voluto, con il mio accompagnamento, ricordare i buoni e vecchi Cult. Ricordate Lil Devil, Nirvana, Rain? Pezzi pazzeschi. Passata la strofa, il tempo rimane simile, ma allo scopo di valorizzare il beat, ho scelto di utilizzare un jam block, che penso sia uno degli strumenti più noiosi della terra. Il brano scivola in questo modo fino allo special, dove la dinamica mi porterà a giocare con alcuni pattern, sia sul bordo di rullante che sul ride e secondo rullo. Oltrepassato questo punto, un po' in stile Incubus, arrivo sull'ultimo ritornello, cercando di aumentare la dinamica in un ambiente già saturo di volume. È però l'ultimo pezzo a darmi la gioia assoluta, dove insieme alle botte risposte delle chitarre, dimezzo il tempo e mi diverto a far volare le braccia. Qui ho usato due strumenti in più rispetto agli altri brani. Uno è il jam block, questo strumento noiosissimo che quasi tutti i musicisti, a parte chi fa solo Latin, ama. Mentre il secondo è un secondo rullante che io ho voluto riproporre con un suono molto anni 80, molto chiuso, molto il classico panettone. Vi sembra che questi suoni ci stiano bene sul brano? Scrivetemelo qui sotto e ci vediamo al prossimo appuntamento con il sesto dei playthrough del disco Roots. Ma ricordatevi anche che ogni domenica alle 11 esce una mia cover sulla stanza dello Spaccaossalo. Ciao.